E poi sono libera di fare le mie scelte, di allenarmi quando voglio io durante la settimana, di cambiare anche il giorno mio di alimenti come mi va. Perfetto, siamo in diretta. Allora, buonasera a tutte, guerriere non, benvenute all'interno di questa diretta, all'interno della quale intervisteremo Ornella insieme a Leonardo, il nostro direttore del team di consulenti FESPA. Io sono Federica, educatrice alimentare e personal trainer, autrice di molteplici libri e creatrice non solo del metodo FESPA ma anche di protocollo guerriera vincente, nonché il primo percorso di rieducazione alimentare online coaching in Italia. E questa sera Ornella ci racconterà appunto un po' la sua esperienza all'interno del metodo FESPA. Passo la buonasera, parola a buonasera Federica, Leonardo e tutte le guerriere vincenti. Bene, bene. Allora, come ha detto Federica, io sono Leonardo, direttore del team FESPA e stasera siamo con Ornella, una guerriera vincente che rispettava tutti i requisiti per poter accedere al nostro programma esclusivo di rieducazione alimentare e online coaching personalizzato. Quindi Ornella, iniziamo con l'intervista. Volevo chiederti come sei venuta a conoscenza del metodo FESPA e di Federica. Beh, allora cominciamo prima da tanto tempo fa. Ho provato tutte le diete, volevo sempre dimagrire, ce l'ho fatto per un periodo di tempo, però poi diventava noioso e cominciavo a mangiare di nuovo tutto di prima, poi presi peso di nuovo e più, e stavo, a dire la verità, non avevo più speranza. Poi su Facebook ho sentito dei video di Federica e mi sono detta: sarà l'ultima prova che cercherò. E così è stato, che poi ho contattato te, Leonardo, abbiamo avuto una consulenza e tu sai quante diete ho provato e quanto peso avevo. Adesso sono molto serena, molto contenta perché ho perso, direi quasi, ho cominciato il 13 marzo e il 13 maggio ho perso 8,1 kg. Yes. E 40, quanto era Leonardo? 45 centimetri? 40,4 centimetri per l'esattezza. Sì. Ottimo, ecco, bravo. Così sono venute da voi in questo modo, cioè cercando l'ultima speranza veramente. Sì. Ero scettica, sì, perché dico, boh, posso mangiare tutto e dimagrisco, boh. Vediamo, proviamoci. Come tutte le altre diete che ti promettono tanto all'inizio, no? Così ho cominciato. In punta di piedi. Prego? In punta di piedi, no? Comunque sì. Scettica, piano piano, come è giusto che sia, come hai detto anche tu, tralasciando che tutte le altre diete, no, ti promettono il risultato, ma mangi tutto, è normale che giustamente dopo che ne vieni da privazioni, rinunce, beveroni anche nel caso di alcune, shakerini, pilloline, anche tu hai preso queste soluzioni? Oh, sì. Anzi, Federica, io ero distributore di Herbalife. Ah, ti sei mostrata brava, così mi credono quando dico che noi seguiamo anche altre donne che seguivano questa dieta con questa azienda e proponevano anche questi bibitoni appunto ad altre persone, che quello poi è un processo, voglio dire, è proprio l'azienda che ti porta a fare questo, ma vabbè, non entriamo nei dettagli. Sì. Adesso però ecco, quando hai provato i beveroni, no, tu adesso hai detto giustamente: io ero scettica perché posso mangiare tutto, no, mi viene proposta questa cosa di poter mangiare tutto. E cosa, cioè,
Perché con il sostitutivo del pasto magari questo scetticismo viene meno? Perché io a volte vedo, magari mi sbaglio, ma io a volte vedo che c'è molto meno scetticismo nella pillola, nel, sì, nel certo, piuttosto che un piatto di pasta. Come mai c'è questa cosa secondo te? Beh, io l'ho trovato, cioè all'inizio era facile perché dicevo, beh, non devo misurare nulla, non devo comprare nulla, metto lo shake, metto un po' di latte, me la bevo e va bene pure. Cioè, e poi c'erano gli integratori naturalmente che dicevano che brucia grassi e tutto il seguito, tè e tutto simile. Cioè, per me era più facile perché non dovevo preparare nulla. Non dovevo misurare, non dovevo pesare, non dovevo. Solo la sera era cena, petto di pollo come al solito e verdura. Sì. Ma al di là di questa semplicità di fare lo shaker, che può appunto essere una soluzione veloce, anche la barretta non la prendi, la scarti e la mangi, no? Quindi, però okay. Sì, ma poi come tutte le diete, all'inizio sono tutte belle, promettono, poi vedi i risultati la prima settimana, la seconda settimana, ma poi non puoi uscire con le amiche, non puoi andarti a mangiare una pizza perché è proibito, pizza e tutto il resto. E dopo un po' non ce l'ho fatta più. E questi prodotti costano, non è che... Ma ne ho provate di tutti, specialmente quando ero in America, perché là ce ne sono. Era facile, come ho detto all'inizio, ne ho persi anche di chili, non è che non l'ho persi, devo ammetterlo, però dopo un po', quando cominciamo a mangiare di nuovo normale, diciamo, ripresi tutti i chili persi e più. Con gli interessi, tra l'altro. L'effetto yo-yo, che poi è questa la cosa tipica di ogni dieta, proprio perché, come diciamo sempre, ti danno lo schemino da seguire, beverone, goccina, ma anche lo schema dietetico classico, quindi mangia questo, questo, questo e questo, e nel momento in cui raggiungi magari anche l'obiettivo con tanto sacrificio e quant'altro, vuoi uscire con un'amica oppure semplicemente torni alla normalità, non sai come comportarti giustamente perché non ti viene insegnato, ti viene solo insegnato, o meglio ti viene inculcata l'idea di dover seguire uno schema per tutta la vita o solo nel periodo dedicato alla dieta. Però sappiamo bene, tu adesso lo sai bene, che per essere in forma e mantenere quel risultato c'è bisogno di equilibrio e soprattutto di consapevolezza alimentare, perché fare la dieta da maggio a luglio va bene, lo possiamo fare, però poi a settembre ci nascondiamo nei vestiti extra larghi. Più larghi, i vestiti più larghi. Esatto. Certo. Quindi assolutamente. E non so se Leonardo forse voleva fare una domanda. Sì, non so se allora. Allora, vabbè, ovviamente come ben sappiamo il problema fondamentale delle diete è la sostenibilità, no? Cioè uno non può vivere in dieta, cioè non puoi vivere bevendo un bibitone per sempre, no? Quindi ovviamente la sostenibilità è una cosa fondamentale, no? Cioè lo scopo è rimanere in forma per sempre, ok? Quindi avere un qualcosa che sia sostenibile a lungo periodo, ok? Quindi volevo farti questa domanda. Tornella, come stai gestendo le tue giornate? Ti impiega tanto tempo? Come ti gestisci? Come mi gestisco? È così facile, è così facile perché mangio quello che voglio, cioè non è proibito niente. Se voglio, per esempio, colazione, prendo un croissant al cioccolato e mi faccio un caffè, mi sento bene. Cioè non rinuncio a nulla, io mangio quello che piace a me o quello che ho nel frigo, mi preparo, cioè sono serena, non devo pensare a questo non posso, anzi all'inizio ero così, quando andavo al supermercato correvo via dal reparto dei dolci, ma la corsa era veloce. E all'inizio guardavo ancora le etichette, ah ma questo è troppo, cioè era...
Era pazzesco, io non mi piaceva andare al supermercato perché avevo quello in mente, quello invece adesso no, vado con tranquillità, prendo il croissant, anche Kit Kat, a me piace il Kit Kat come snack, cioè, però rimango nei parametri e quella è la cosa importante, che uno si mantiene nei parametri e poi veramente goderti il cibo non è più il nemico, prima il cibo era il nemico per me, un grande nemico, invece adesso no, niente, non mi prende più di tanto tempo, niente, ma proprio nulla, io per esempio il giorno prima pianifico per il giorno dopo, oppure certe volte vado e cambio, così come mi va. No, anzi, la mia vita è migliorata di tanto. Sono più calma, mi vanno i vestiti, mi vanno i jeans. Adesso, Leonardo, ti devo dire, Federica, 44. Dai, a 44. Complimenti per questi risultati, Ornella, anche perché io e Leonardo abbiamo visto le foto, quindi sappiamo che stiamo parlando, quindi complimenti, perché prima dicevi appunto da marzo, perdonami se sbaglio, da marzo a maggio 8 kg e 40,4 centimetri, che sono tantissimi, complimenti, poi mangiando la pasta, dopo magari ci fai anche un esempio della tua giornata tipo, lo sappiamo che non c'è una giornata tipo perché siete libere di mangiare quello che volete, però magari dopo ci fai anche una giornata tipo, così facciamo capire alle donne che ci ascoltano che cosa hai mangiato, no? Che ti ha permesso di perdere questi 8 kg e 40 centimetri e queste taglie soprattutto, ecco, com'è rientrare in taglie che magari non indossavi o che non sei mai riuscita ad indossare nonostante magari le varie diete e i sacrifici che hai fatto? Quando sono riuscita a mettermi i pantaloni che salivano fin su e si chiudevano, non lo so, io per esempio prima andavo a shopping e prendevo dei pantaloni più stretti per me, perché mi dicevo, ma questi anni fa, un giorno ci rientrerò, cioè è una pazzia pensare a certe cose, perché io in quel momento speravo, come ho detto, un giorno ci rientrerò, ma non ci sono mai rientrata. Invece adesso sì. Non lo so, come mi sento, non ci credo, mi metto davanti allo specchio e dico non ci credo, però purtroppo è così. Purtroppo. Per esempio l'altro giorno Leonardo mi ha fatto il paragone delle foto dall'inizio ad oggi, non ci credevo. Cioè ci credevo, ma a vedersi, perché io veramente all'inizio farmi le foto ho detto ma no, le foto pure. Però adesso che vedo il cambiamento, veramente, eppure sono 2 mesi, non è che... Poi mi alleno 2 volte alla settimana. Mm-hmm. Jumping jack era difficile per me, adesso non so fare. All'inizio era difficile? Beh, jumping jack, era quello proprio, quello che mi dice, mamma, ce la farò, un fiatone, però... Adesso ce la faccio, sì. Esatto. Io, Leonardo, ti faccio parlare subito, volevo solo dire una cosa, soffermarmi su una cosa che hai detto che è fondamentale, Ornella. Hai detto, anni fa compravo magari dei jeans più stretti e speravo un giorno di rientrarci, ma quel giorno non arrivava. Ecco, questo fa capire quanto sperare non serve a nulla e bisogna agire. Cioè, certo. Se non c'è l'azione, possiamo pregare, possiamo sperare, possiamo implorare che qualcuno venga a salvarci, ma la realtà dei fatti è che se non c'è un'azione, come nel tuo caso è stata quella di contattare Leonardo, se non c'è un'azione, quei pantaloni restano poi lì nell'armadio e invece tu adesso li rindossi. Certo. È una soddisfazione infinita. Sì. No, ma dico, c'era la speranza prima con le diete che sarei entrata nei pantaloni. Cioè, come dici tu, Federica, è vero, speranza si può sperare tanto, però poi bisogna agire.
E come ho detto, questo è stato l'ultimo, veramente. Ho detto, se non funziona questo, lasciamo andare. Perché ne ho provate di tutti, ma di tutte. Cioè, se dovessi fare la lista... E poi la cosa diversa che noto, che io quando facevo queste diete mi allenavo come una matta, ma veramente andavo alla palestra ore, però poi non vedevo il corpo che si modellava in questo modo come adesso, non notavo quella differenza che vedo adesso, lo devo ammettere, adesso lo vedo che il mio corpo si sta veramente trasformando. Certo, questo perché ovviamente alla base del percorso c'è la personalizzazione, no? Perché ovviamente il percorso, cioè alimentazione e allenamento, non solo devono essere personalizzati, ma devono adattarsi al tuo stile di vita. Certo. Fondamentale creare un percorso su ogni tipo di persona, perché siamo tutti diversi, ovviamente, no? Certo. Ognuno di noi ha uno stile di vita diverso dagli altri, ognuno di noi ha i propri problemi, quindi questo ti fa capire che ognuno di noi ha una determinata strategia da seguire. Eh sì, perché io quando andai alla dottoressa di famiglia, diciamo, beh, sono andata anche a dietologhe, a tutto il possibile. La dottoressa aprì il cassetto, mi dette una copia di una dieta e disse: fai questo per un mese e vedrai. Cioè, esatto. Era proprio, io ho detto, vabbè. E la dietologa una volta al mese, la pizza, marinara pure. Cioè, non so, adesso che penso quello che ho fatto è pensato che mi aiutasse, non ci credo, non ci credo, io dico ma è rimasta o veramente io non mi capisco più dopo che ho cominciato a fare FESPA, io non capivo come io potessi credere a queste diete fatulle, veramente. Uno dei problemi, cioè, alla fine è proprio questo, no? Cioè, seguire tante diete ti fa credere che quella sbagliata sei tu che non riesci a raggiungere l'obiettivo, sei tu, certo, il problema. In realtà non è così, è la strategia che non è proprio sostenibile, cioè non va bene, cioè, quindi il problema non sei tu, non siete voi che seguite le diete e non ottenete risultati, il problema sta proprio nelle fondamenta. Sì, ma come dico, quando uno arriva a questo punto che ho conosciuto FESPA, il metodo di FESPA, ho capito che quanta gente cretina, cioè diciamo tra virgolette stupida come me, che ci credeva pure, nonostante che sono fallite tante volte, cioè non è la prima che uno dice va bene, hai provato una dieta, va bene, è andata male, ma io ne ho provate di tante. E andavo a finire sempre allo stesso punto di prima. Esatto. È questa la cosa, scusami se ti interrompo, ma è questa la cosa che a noi genera poi tanta, ma neanche rabbia, si fa per dire rabbia. Vedere queste donne che magari anche in questo momento credono che sia tutto un teatrino. Credono che sia pagata e quant'altro, vabbè, facciamo credere quello che vogliono, però che credano appunto che sia tutto un teatrino, che la pasta non è vero, non la mangiate, magari la cucinate e poi la buttate, tutte queste cose pazze che credono, però credono al bibitone che è lo stesso che hanno provato il mese prima, ma lo provano anche il mese dopo, che è lo stesso, o anche la dieta della melanzana piuttosto che quella del peperone, cioè è assurdo, come dici. No, ma lo dico, lo ammetto io stessa, che io veramente non posso crederci al giorno d'oggi che io ho creduto ad ogni dieta che ho cominciato. E cioè, io sono contenta che sono arrivata a questo punto di ammetterlo. Cioè, io ammetto che io ho fatto cose che non avevano senso. Ma esatto. Va bene, ma è sempre bello guardare indietro certe volte. Questa consapevolezza la raggiungi solo quando
qui il metodo FESPA, mm-hmm. perché è proprio quando entri in quella che è la realtà del metodo FESPA e tocchi con mano i tasselli e da astratti li fai diventare concreti nella vita di tutti i giorni, che capisci quante fregature hai preso, perché magari chi ascolta me nelle dirette, che parlo che le diete non funzionano e del fatto che finora vi hanno prese in giro, mm-hmm. posso appunto sembrare una pazza, ma questo è un alieno, da dove viene, da che pia, dove ha vissuto, ok, tutte queste cose qui. Certo. Quando poi si entra dentro però e si tocca con mano, si capisce che in realtà non è il metodo FESPA, non è Federica Sacconi, Leonardo, Renata, Luca, tutti gli altri che sono pazzi, impazziti, ma è che finora si è sbagliato tutto. Sì. Con 40 anni di diete, e sono 40 anni che sbagli, perché ti hanno insegnato a sbagliare. Ecco, questo sì, si capisce dopo, però l'importante è che lo si arriva appunto a capire e che si arriva ad un punto di svolta, che è poi quello che hai raggiunto tu. E andrò ancora avanti, ci arriverò. Esatto. Adesso esatto. Non dico, speriamo, ce la farò. Brava, tutto qua. Brava, esatto. Bravissima. Come è cambiato l'approccio mentale, Ornella? Ti ricordi all'inizio dicevi spero di farcela, e adesso non è più spero di farcela, ma hai la consapevolezza che ce la farai. Però all'inizio era un po' di... cioè, come ho detto prima, io ero ancora in mente quelle diete, quello posso, quello non posso. Andavo agli yogurt, prendiamo quello zero grassi, sì, è meglio quello. Cioè, veramente, queste diete manipolano la nostra mente, ma in un modo così tremendo che uno alla fine ci crede. Uno, io quello facevo all'inizio, adesso ormai è passato, non... meno male. Esatto, esatto, Ornella. Ma io ho una domanda per te, e cioè quanto tempo ti ruba il metodo? Riesci ad incastrare la tua alimentazione, il tuo allenamento con magari lo stile di vita frenetico che ogni donna conduce? Non so, penso che lavori, giustamente. No, no. No, ok. No, no, ma... non c'entra, cioè ho anche altre cose da fare, non perché non lavoro, non ho niente da fare, però non mi prende, come ho detto, io vado a fare la spesa, compro quello che compro, non ci penso, mi piacciono gli yogurt greco e prendo gli yogurt greco, mi piacciono i croissant, mi piace sushi, oppure salsicce, che prima, piadine, tutte queste cose che io prima veramente non le avevo in casa perché avevo paura che se le vedo scoppio. Anche i dolci, Leonardo, ti ricordi all'inizio dissi comincio con i croissant e poi vediamo. Adesso ci sono cose lì che neanche le tocco, cioè le tocco quando devo, quando sono lì. Esatto. Sì. Esatto. No, non mi prende più tempo. No, anzi, è come se cucinassi per la mia famiglia. Non è niente di che devo stare attento a quello che mangio io, cosa cucino per me, come era prima, purtroppo. E l'allenamento, no. Io lo faccio... io anzi non pianifico. Io so che in una settimana devo farlo due volte. Certe volte mi alzo il pomeriggio, adesso cominciamo a fare l'allenamento, cioè non mi sento forzata, cioè sono libera di farlo in quella settimana due volte. Quando me la sento, certe volte mi sento e lo faccio. Semplice. Esatto, non... il sapersi ascoltare anche per quanto riguarda l'allenamento, questa flessibilità, questo equilibrio anche dal punto di vista dell'allenamento, no? Perché molto spesso succede che magari l'allenamento viene visto come un modo per bruciare calorie, per rimediare ai danni fatti a tavola, no? Agli eccessi alimentari, e questa visione ovviamente è deleteria perché ti porta ad allenarti continuamente e a non ottenere risultati, oltre che ad uno stress psicologico non indifferente, ecco. La tua visione con il cibo, no? Prima hai detto io avevo paura al supermercato, insomma, no? I primi giorni del metodo, hai detto che scappavi, me la ricordo questa cosa perché l'hai anche scritta sul gruppo.
questa cosa, o a Leonardo, non lo so, l'hai scritta sul blog. Io sempre l'ho scritto, no, anche Leonardo l'ho detto per primo. E poi mi ha dato anche il coraggio di scrivere un post, perché i primi risultati volevo, e lui ha detto quanti vidi, lei l'ho fatto e mi sono sentita, e sono anche, come dico, una motivazione per le altre, penso. Certo. Cioè, sì, per quanto riguarda l'allenamento, prima era una tortura per me, perché dovevo correre ogni mattina 40 minuti, e più veloce ero, meglio ero. Era frustrante, non mi piaceva più allenarmi, perché dovevo farlo, cioè un'ora, due ore. No, invece adesso certe volte corro pure, però quando voglio lo faccio, certe volte dico beh adesso mi faccio una corsetta, ma lo voglio, non è che qualcuno mi forza a fare certe cose. E poi è personalizzato, come detto, la dieta e l'allenamento, cioè non è il mio allenamento per tutti, cioè è per me, e quello mi fa sentire anche bene, perché è fatto per me, cioè una cosa mia. Esatto. Hai fatto tuo il secondo tassello del metodo, no? L'equilibrio, sia dal punto di vista alimentare che dal punto di vista dell'allenamento. E io infatti volevo proprio farti questa domanda, no? Prima, com'era il tuo rapporto con il cibo? Perché avevi magari paura di determinati alimenti? E com'è ad oggi il tuo rapporto con il cibo? Il cibo, come ho detto prima, per me lo vedevo come un nemico, che non mi faceva bene. Cioè, se mangio questo starò male. Era più di quello, cioè non lo godevo il mangiare. Oppure quando avevo questa fame nervosa non godevo nulla, mangiavo, non sapevo neanche dove stavo, e poi mi sentivo male. Avevo paura del cibo, cioè non vedevo come qualcosa da godere. Se io mangiavo la pizza, dovevo stare male, perché non posso mangiare la pizza, altrimenti come faccio a dimagrire? Mm-hmm. Non era una cosa bella, e certe volte è difficile dirlo veramente cosa sentivo. Cioè, si mangiava il petto di pollo, la verdura, l'insalata, merluzzo, che non lo posso odorare più il merluzzo, eppure a me piace il pesce. Ma se mangi solo quello, non lo godi neanche più, eh. E perciò io forse alla fine mi decidi di prendere i bibitoni e le pillole, perché dico così almeno non ci penso, bevo, è finito lì. Invece oggi no, come ho detto, oggi compro quello che mi va in quel momento. Sì. E sono serena, perché non vedi, il risultato c'è. Non posso dire che io vengo pagata, questi sono veramente risultati miei, lo vedete dalle foto, eh? Noi sì. Noi lo vediamo, gli altri no. Oppure l'anonimo, se hanno visto, non si sa. Però sì, per esempio la parrucchiera, un'amica mia venne 2 settimane fa e le parlai, anzi lei andò a YouTube e stava ascoltando una tua diretta. Ha detto, ma no, ma aspetta un momento, come non si possono prendere le pillole? Ho detto, ma che stai dicendo? E se uno ha il colesterolo? Ha detto, ma che stai dicendo? Non sto parlando di quelle pillole. Cioè, aveva mischiato tutto. Lei pensava che voi dite, se uno è malato di ipertensione non può prendere la pillola. No, cioè, assolutamente. Ho detto, ma che? Le pillole per dimagrire, sai? I bibitoni. Cioè, perché anche lei sta perdendo peso, però al modo suo, cioè senza parametri, senza... Con il fai da te, diciamo. Sì, fai da te. E io dissi, va,
puoi sentire e poi... Cioè io penso che c'è sempre una scusa perché non ci credono, non può essere, ma non può essere. Ho detto ma certo, perché lei mi ride, ho detto ma stai bene. Però la cosa strana è che ho notato quando uno dimagrisce non sono così soddisfatti per dire wow, cosa hai fatto? Però quando hai peso dicono sempre ma stai bene anche così, dai, se la persona non gli vai come te, peggio per loro. Però quando dimagrisci devono trovare sempre qualcosa che non va. Cioè, tu non mi vedi? Sono diversa da 5 mesi fa o che ne so io. Esatto, il discorso qual è? È che purtroppo questa non è una cosa che succede solo a te. Uno dei rischi del metodo FESPA è proprio che le tue amiche sono invidiose di quelli che sono i tuoi risultati. Perché? Perché loro prendono la pillola e non i farmaci, che sono cose diverse. Ovviamente chi ha una patologia, come ad esempio chi soffre di tiroide e deve prendere l'Eutirox, è normale che prende l'Eutirox, segue il metodo FESPA e dimagrisce ugualmente, perché l'Eutirox funge un po' da sostituto della tiroide, quindi funziona ugualmente con le... Vabbè, tralasciando il discorso, pillole dimagranti, non i farmaci, che sono altre cose. È quello che stavo dicendo, quelle pillole. Esatto, e loro giustamente sono abituati a dimagrire senza pasta, senza pane, senza dolci, senza zucchero, solo con pollo, merluzzo e broccoli, o con le pillole e i peperoni, e quindi è normale che vedono te e dicono... Tu mi nascondi una pillola, che poi io dico, ma perché uno dovrebbe nasconderla? Io non ho mai visto. Perché quando le prendevo lo sapevano, eh? Chi prende le pillole e i beveroni lo dice proprio perché lo dice, sto prendendo la pillola, sto prendendo il beverone. Vabbè, comunque, questo è uno dei rischi, queste amiche un po' invidiose. Sì, ma il fatto qual è pure che... E come ne parli, no? Ti vedono, perché di solito uno fa una dieta, ok, perde magari... Oh, non ti sento più! Si è bloccato, adesso si sblocca. Purtroppo la connessione dà un po' di problemi un po' ovunque, anche qui. Io non so se perché, qui a Dubai ieri, adesso sì, sei tornato. C'è stata una tempesta di sabbia, okay. Io non so se possa centrare, perché anche a me ieri si è bloccato tutto. Vabbè. Vai. Okay. Quindi dicevo, no, che ti vedono spensierata e serena e dicono com'è possibile che mangia di tutto ed è così serena e dimagrisce e sta bene. E quindi ti viene, no, quella cosa di dire, cioè com'è possibile, mi sta prendendo in giro. Io sarei l'ultima persona a prendere le persone in giro, veramente, perché io sono... Cioè, perché... Quando facevo le diete, uscivo con loro, dicevo posso solo mangiare l'insalata, col pollo. Cioè perché sapevano quello che prendevo. E come ho detto, io le vendevo questi prodotti, ma tanti anni fa ormai, tanti anni fa. Perciò perché dovrei dire una cosa? Poi mi prenderei in giro io e voi tutti, Prenderei in giro me stessa e voi che avete questo metodo. Se io vi dicessi, ah no, non prendiamo le pillole, però poi vengono a sapere le pillole stanno. Cioè non fa senso, veramente. Dovrebbe essere contente anzi che c'è una persona che dice posso mangiare tutto. Per esempio, un giorno mi presi dal supermercato, era un calzone, 250 grammi di calzone, mozzarella, e quello l'avevo per pranzo. Per esempio, pranzo era quello, poi tutta la verdura che voglio. E quelli dicono, ah, puoi mangiare quello? Ma certo. Cioè... Un calzone a dieta? Ma sei impazzita? Sì, era molto bella, sono 250 grammi. 200 grammi, stiamo scherzando, ma io non lo so. Non sto scherzando, pure la piadina con la salsiccia, con broccoli messi dentro, pomodori, che te la mangi. No. Lo so, sto scherzando. Ornella. E poi la sera, io mangio anche la sera la pasta, Come dici tu, mi fa dormire bene, i carboidrati. Esatto. Perché prima, quando facevo le diete, non potevo mangiare carboidrati dopo le 5, le 17, e il massimo fino alle 6 si poteva mangiare, quasi nulla, Quasi nulla, perciò. No. Mamma mia. Carboidrati fino alle 5, mamma mia, questa è proprio
una delle tante cose sui carboidrati, mannaggia. Chissà che cosa gli hanno fatto questi carboidrati a questi qui. E, quello che volevo chiederti appunto è anche una tua giornata tipo. Faccio allora, io per esempio oggi per colazione ho preso un cornetto al cioccolato col caffè. Poi io metto tanti snack, così se ho fame prima del pranzo mi prendo uno snack, per esempio delle fragole. E ho trovato un formaggio morbido, non lo so come, beh, ognuno ha il formaggio, lo mischio con le fragole, veramente sembra un gelato. Per esempio uno snack, oppure mi prendo, come ho detto prima, un dolcetto. Poi a pranzo, come ho detto prima, per esempio questo calzone che mi sono fatta con verdure. Le verdure non le faccio mancare mai, mai. Oppure piedina con la salsiccia di tacchino, quello che sia, con broccoli, con verdura dentro. E poi la sera dipende, pasta, perché certe volte metto con la pasta con i broccoli, metto un filo d'olio d'oliva. Poi verdure o insalata e poi più tardi se, cioè io guardo tutti i miei snack che ho, so esattamente questo l'ho preso, quell'altro l'ho preso e poi mi mangio la frutta normalmente con un yogurt bianco, a me piacciono i yogurt bianco, non prendo quelle la frutta, non perché, perché aggiungo io la frutta. Esatto, molto meglio prendere quello bianco e mettere la frutta. Ma mangi anche i dolci? Certo, dolci io. A me piacciono i dolci, a me piacciono i dolci, come ho detto, per esempio il croissant al cioccolato, il Kit Kat, oppure, cos'era l'altra volta, non me lo ricordo più, cioccolata, a me piace la cioccolata bianca, cioè come no, certo, sono inclusi i dolci, però come ho detto, mi tengo nei parametri e una volta alla settimana, l'ho fatta una volta sola, 140 carboidrati, meno grasso, però esatto, non esatto. La flessibilità. Volevo, scusa Fede, vai. Volevo chiederti, Ornella, quando mangi i dolci, no? Sì. Te lo godi o come una volta hai pensi di colpa? Oh, no, me li godo veramente, pezzo per pezzo. E lo so che il giorno dopo lo potrei di nuovo. Cioè non è quell'ossessione che io adesso lo mangio una volta alla settimana e stanno lì, adesso mi serve un altro. Quel sapere che il giorno dopo posso mangiare, se voglio, non deve essere, che posso, mi fa star bene, certo. I dolci non mancano a me. No. Esatto, sono fondamentali, mi sa che Leonardo si è bloccato, però... Sì, lo vedo fermo. Un po' fermo, la connessione purtroppo a volte gioca brutti scherzi, ma non fa niente. Allora c'è Paola, la tua compagna di viaggio, che oltre a farti i complimenti, bravissima Ornella, grazie. Anche se ti fai i complimenti, ha proprio scritto che soddisfazione quando dici mangio tutto, che libertà, no? Questa cosa di poter mangiare questa liberazione. E cosa diresti ad un'ipotetica Ornella di 2 mesi fa che ci sta guardando adesso? 2 mesi fa? 2 mesi fa non avevo, diciamo, non avevo tanta fiducia in me stessa. Pensavo che, beh, adesso cominciamo con un nuovo programma, ce la farò, perché all'inizio siamo tutti motivati, no? Cioè era il modo come pensavo, totalmente diverso. Ce la farò? Sì, beh, proviamo questo, è l'ultima speranza che ho. Oggi, dopo 2 mesi solamente, ci credo a me stessa, ci credo. Io so che ce la farò, non c'è forse ci casco di nuovo. No, io lo so, sono orgogliosa di me stessa allo stesso momento, credo in me stessa e la cosa più importante è che lo faccio per me.
lo faccio per me. No, prima io forse lo facevo per piacere agli altri. Adesso lo faccio per me, perché mi sento bene. Cioè, sto facendo una cosa proprio per me. E quello è il modo che sono cambiata. Prima non avevo fiducia in me, lo facevo per gli altri, per piacere. Ma come si dice, se io non mi piaccio, se uno non si piace se stesso, come vuoi che gli altri ti trovino bene? Cioè, ho cambiato il modo di pensare di me stessa, che io sono capace di ottenere quello che voglio, a tutti i costi. E poi sono libera di fare le mie scelte, di allenarmi quando voglio io durante la settimana, di cambiare anche il giorno mio di alimenti come mi va. Io cioè pianifico ogni giorno, però se mettiamo domani mattina non mi va il croissant, mi va la frutta con yogurt, lo cambio. Cioè sono in controllo di me stessa, dico io adesso. E quello è così sono cambiata, sì, io quasi non mi riconosco più. Autocontrollo, sei un'ornella nuova, una nuova sì. Ornella con 8 kg in meno, 40,4 centimetri in meno, ed è solo l'inizio, perché sono passati solo 2 mesi, abbiamo davanti un bel cammino lungo di 12 mesi, quindi abbiamo davanti un bel cammino. Vi siete bloccati tutti e due, mi sentite? Oh Federica, non mi senti? Ora sì. No, stavo dicendo, una cosa la devo dire, perché io mi trasferirò in Svezia. E qua, ho detto a Leonardo, ho un problema qui, perché qui sono abituata a cosa compro, cosa non compro, però potrei scannare anche lì tutti i prodotti, no? Come faccio adesso. Certo. Sì. Non c'è problema dove mi trovo al mondo, Io vivo a Dubai e mangio tranquillamente, mantengo il mio fisico, dimagrisco se devo dimagrire, lo mantengo se devo mantenere, quindi non ti preoccupare assolutamente, va bene. Tranquilla. Anzi, bella la Svezia, forse fa un po' freddo, però è bella insomma. Sì, però la neve è bella, cioè io sono per il caldo, sono pugliese, sono qui giù, fa già caldo oggi. Però la Svezia, io sono stata a Boston, anche lì nevica molto, perciò sono abituata a tanti climi. Certo, bene, bene, non ti preoccupare che con il tuo equilibrio, la tua consapevolezza, il tuo approccio mentale, riuscirai a gestirti tranquillamente anche in Svezia, anche in qualsiasi altra città, in qualsiasi altro posto, quindi stai assolutamente tranquilla e serena. Abbiamo un lungo cammino davanti, tra qualche mese faremo una seconda intervista e chi li saranno di più, magari saranno 20, non lo so, insomma saranno molti di più rispetto a quelli di adesso, e poi ci racconterai com'è stata la tua esperienza in Svezia con il metodo FESPA, e ti farò vedere che sarà andato tutto secondo i piani, tranquilla. E ti leggo un commento di Sandra, guarda, io te lo condivido perché così lo leggi anche tu. Hai un sorriso bellissimo, si vede che sei felice, la tua compagna di viaggio. Grazie. Beh, il sorriso non l'ho mai perso, però adesso ancora è diverso. Sì. Perfetto, Ornella, io non ho altre domande, non so se Leonardo vuole aggiungere qualcosa. Non c'è più. Si blocca, mi sa che è un problema di connessione che ha. Va bene, tu vuoi aggiungere qualcosa, Ornella? Beh, cosa posso dire? Meno male che sono arrivata a questo punto di aver conosciuto un programma che veramente aiuta. Ma come dici tu in tanti video che oggi ho sentito uno, bisogna mantenersi nei parametri, perché alcuni pensano, beh, si può mangiare tutto, adesso mi metto a mangiare 5 pizze al giorno e dimagrisco. Questo no. La cosa bella di FESPA è che io è flessibile, cioè io posso mangiare, scegliere quello che voglio. Io mangio quando voglio io, non ci sono orari specifici. Cioè sono padrona io di me stessa, con il vostro aiuto e con i piani personalizzati. E questa è la cosa che veramente dice tanto, eh? Dice tanto.
Assolutamente. Hai imparato il come mangiare, perché questo è quello che è importante, sapere come mangiare e non il cosa. E goderlo, Leonardo, e godere quando sei seduta a tavola e mangi. Cioè mangio con più consapevolezza. Cioè so cosa mangio, non è come era prima che io mangiavo perché ero frustata, ero stressata. E tu mangi ma non sai quello che mangi veramente, perché mangi tutto. Dice adesso quando sono seduta a tavola me lo gusto e poi mi vengono anche altre idee che dico, ah, domani potrei aggiungere questo, potrei, cioè sono anche creativa per quanto riguarda preparare un pranzo. Certo, certo. Ti nutri di quello di cui hai voglia. Certo. E di quello che hai in frigo, attenzione, perché basta che apri il frigo e puoi cucinare quello che hai senza dover avere degli obblighi, ecco, che se non hai il pollo devi scendere per comprarlo, tutti questi macelli che si fanno, insomma. Detto di pollo non lo mangio più, non ce la faccio più. Brava, 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 anch'io il pollo è raro che io lo mangio, proprio perché appunto anch'io non sono molto d'accordo, non vado molto d'accordo con il pollo, con il merluzzo, con tutti questi alimenti che sono un po' tristi, un po' in sapore e quant'altro, quindi assolutamente. Va bene Ornella, allora io ti ringrazio per questa bellissima intervista. Ma di niente. Complimenti per i risultati, vedrai che aumenteranno, o meglio, i risultati aumenteranno, i chili scenderanno e raggiungerai quello che è il tuo obiettivo. E ci vedremo per una seconda intervista quando poi avrai perso altri chili e quant'altro. Grazie, grazie Federica, grazie Leonardo per la tua pazienza, lo devo dire. E scusate per l'ultima volta che non sono riuscita, ma va bene, siamo riusciti oggi. E ciao a tutte le guerriere vincenti, ciao! Ciao Ornella! Ciao, ciao! Ciao, ciao, ciao! Ciao. Perfetto, ok. Perfetto, ok. Allora, per tutte le informazioni in merito a quello che è il metodo FESP, il percorso che sta seguendo appunto la nostra Ornella, potete contattare uno dei nostri consulenti sul link che trovate nei commenti. Ci vediamo alla prossima. Ciao Ornella, ciao Leonardo. Ciao. Buonasera a tutte. Ciao.